sentiamo da qua quanto va, non è che dà fastidio, è un bellissimo posto dove c'è la pista. Avete visto dove ce l'ha la pista? Il Range. Sì, 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 bellissimo. È un rumore che fa compagnia. No. Noi non possiamo dire niente, guarda. Il paese di Taullo lo conoscono tutti, con un personaggio così non è che ne nasce un altro. Il Valentino c'è da tutte le parti, poi io ho tutti i libri suoi, i suoi giornali, da quando era piccolino. Ne abbiamo tutte le sue cose. Vedi qua, lui ha fatto del motociclismo, una cosa straordinaria. Lui è piaciuto a tutti, alle persone anziane, quelli che non si interessavano per niente del motociclismo. Dopo siamo diventati tutti un po' motociclisti, ci siamo interessati di tutto. Ho fatto delle gare straordinarie che non si dimenticano più. Quella con Biagi, quella con Stoner, Gibernau e Auelcon, quanto ha vinto? Che tutti dicevano che lui vinceva perché aveva la moto, la Honda. Lui è andato sulla Yamaha, la prima gara l'ha vinta. Si va avanti così, quando mancano due giri alla conclusione, stanno girando praticamente coi cerchioni. Se sapessero di Rossi dentro a Biagi Larghi, tutti e due. Rossi c'è, ce l'ha, Biagi, straordinario. Venire da Rossi quando Vale corre è come, per farti un esempio, andare a vedere la partita allo stadio. Diventa tutto giallo, certo. Siamo da Rossi, tifiamo sempre Vale. E anche agli altri ragazzi dell'Academy comunque. Questa è la partenza più prima dentro. Casa Mastello! E andiamo! Adesso stavolta è un po' quella di Miami. Ha dato ai tifosi un posto e a noi amici da lavorare. Così ha fatto sia con il Ranch, così ha fatto sia con la VR46, e l'Academy, eccetera, eccetera, che hanno tutte sede in Taullo. Alla fine avrà molta gente che guadagna uno stipendio sotto Valentino, diciamo, no? Fra tutto, bar, ranch, team, apparel, eccetera, eccetera. Comunque, tutta la VR46 siamo circa un'ottantina e se io li vado a contare, più della metà sono di Taullo. Quindi, per un paesino che adesso non vorrei dirti una cavolata, ma di 3.500-4.000 abitanti, avere un'azienda come la VR sicuramente ha portato del benessere, ha portato dell'ottimismo, che non è male, ecco, quindi fa piacere. Siamo dentro l'acqua come i vecchi tempi. Bella, fortissimo. Sei contento, amore? Bellissimo. Ritorno alla gioventù. La gente che lo fa. Vedi, qui si veniva qua. C'erano le mura. È arrivato anche un campione del passato. Adesso saluti, che ormai non conosco con le altre. Mi fa ridere da matti queste cose. Adesso qua c'è lo Yellow Park. Sembriamo che la safety car. Cose serie, dai. Che patacca che eravamo e che siamo, perché alla fine un po' più di pancia, un po' più di chili, ma la testa non è che è cambiata tanto. Cioè, il gruppo dell'Api è nata di conseguenza, nel senso che quando abbiamo trovato la comodità di questo mezzo che ci risparmiava il freddo, diciamo, così pian piano l'abbiamo comprata tutti e da lì è diventato il gruppo delle api. A noi ci chiamavano contadini, semplicemente. Noi già venivamo dal paesino, quindi quando tu andavi tipo a Cattolica, a Riccione, dove c'era la movida serale, dove c'erano le feste, dove andavamo a divertirci,
Noi eravamo con l'ape e ci guardavano un po' come per dire guarda quei contadini di Tavuglia. Ma per noi era una priorità. Se tu nel motorino non avevi né l'elaborato né la marmitta non potevi andare in giro. L'ape dovevi averla per forza, se no non eri nessuno. Eravamo arrivati a vedere 14-15 api in compagnia. E diciamo che questa qui è la via dove noi ci incontravamo e ci è venuta questa voglia di provare di fare due giri qui del castello e l'abbiamo preso come una pista. Era un po' pericoloso, ma eravamo noi spericolati, quindi rischiavamo, non c'era gusto se no. Si partiva, facevamo tre giri in questa direzione e poi era una guerra. Chi prima arrivava, prima vinceva, ma... Riusciva a sportellate? Solo sempre sportellate, specialmente il primo giro e le prime 100 metri. Chi era più veloce? Tiravamo tutti più o meno sul livello giusto, ma dipende come partivi, ma Vale ci fregava sempre. Alla fine Vale veniva fuori, non so come, ma vinceva. Poi l'abbiamo capito dopo il perché ci batteva sempre. Ah, Valentino è un ragazzo normale, noi eravamo un gruppo che eravamo tutti molto simili, non ci prendevamo troppo sul serio e la cosa più bella era quella di andare forte con qualsiasi mezzo, in moto, ape, quello che è, scooter, quello che era, e Valentino era uno di noi, uno come noi, un po' più veloce di noi, ecco, perché avevamo già visto che comunque non andava piano per niente, poi dopo negli anni abbiamo scoperto il perché era Valentino Rossi. È da rifare secondo me, anche se siamo vecchi o più grandi. Senti, ma col fatto che adesso lui ha detto che si ritira, un po' la speranza, visto che c'ha un po' più di tempo a disposizione, la speranza di tornare qua e rifare la corsa con le api car, tutti voi? Sarebbe bello, c'è solo un problema, non ne abbiamo più. No, io, guarda, mi piacerebbe ricomprarla, perché comunque mi ricorda un periodo della mia vita veramente molto molto bello e positivo, e magari se la comprova, la ricompro tutti e facciamo una bella bagarre insieme come una volta. Questa era la pista originale, tolto qualche piccola modifica dovuta nel tempo, dove Valentino Rossi ha cominciato i suoi passi. Non si girava come adesso in sto senso, che è in senso orario, ma in senso antiorario, il senso era questo, senso di marcia. Qui c'era il primo semaforo dove imparò le prime partenze, una delle curve tipiche di Valentino, dove andava fortissimo ma ogni tanto scivolava anche, era questo piccolo tornantino qui che si girava in questo senso, in senso antiorario, e il tornante di là, grande, lì lui era velocissimo e con pochi altri faceva la differenza. Noi passavamo molto tempo a correre con le mini moto nel circuito di Cattolica, Motor Park. Cioè, quella lì era una delle prime pistonate e mi ricordo che per noi era il nostro parco giochi. Stavi lì, giravi, era un punto di ritrovo ed è stata per noi, per Vale, soprattutto una pista, una meta molto importante, perché è da lì dove tutto un po', diciamo, ha iniziato. La fotografia vede Vale proprio agli inizi dell'esordio. Infatti non ha ancora la tuta, le protezioni da cross, da mini cross, con le ginocchiere che stavano uscendo in quel minuto, e assieme a due cari amici con cui correva quei tempi, sempre poi del motoclub, che sono Giacomo Lucchetti e Manuel Manna. E Valentino ha cominciato circa che aveva già 12 anni, veniva dal mondo dei kart, si è approcciato con questa realtà e se ne è innamorato subito, andava molto forte, riusciva soprattutto anche in curva a fare delle traiettorie diverse dagli altri, riusciva a stargli davanti, anche se aveva una moto molto inferiore agli inizi. Era molto spericolato, però dava il massimo in pista. Lui era un divertimento puro, ma era come cavalli di razza, voleva stare davanti a tutti i costi. Ma cominciava con i kart perché il papà veniva dal mondo delle moto, si era appassionato, inculcava, ma principalmente penso che la mamma facesse un po' di resistenza, non voleva vedere il figlio sulle moto inizialmente. E infatti fu uno degli scogli più grossi che dovemmo sorpassare per riuscire a avere la sua firma per scritto, per riuscire a fargli avere la licenza agonistica. La prima licenza che l'abbiamo strappata proprio qua. Thank you.
Questo è il primo impianto grafico che ho realizzato per Valentino, pilota del mondiale, perché fino a quel momento aveva corso con dei caschi standard, e sempre gialli comunque. Il sole che abbiamo abbinato, come ti dicevo, alla luna, che è il profilo di Jumbo, questo caro amico, in questo caso rovinato da una strisciata, ma l'impianto grafico era questo qua, primo casco fatto per Valentino Rossi al suo arrivo nel mondiale 125. Qua un piccolo dettaglio, siccome di donne si parlava e andava magra ai tempi, questa calma non mi piace, è un preservativo che si lamenta della situazione. Quest'idea del sole e luna era più un'idea del giorno e della notte, no? I due mondi che Valentino ama vivere. Racing da corsa al giorno e la notte invece un po' più guascona, diciamo, no? E questo invece è il casco che gli ho regalato per i 40 anni, un casco tutto fatto a mano, spennellato con un vecchio pennellaccio che avevo in casa, una piccola opera per il mio amico Valentino. Perché è giallo? Valentino correva con le mini moto, con la tartaruga ninja applicata su questo casco. Era il casco di Kevin Svans, che era il suo eroe, disegnato da me. Valentino correva con le mini moto con questo casco che aveva questa caratteristica qui, questa botta di colore che un po' richiama il sole di Valentino, vedi? Il giallo era sparito dal motomondiale, io l'avevo recuperato, in questo caso fluorescente, su Kevin. Quando Kevin smise, il giallo passò a Valentino Rossi. Quindi c'è una storia di tradizione, tre piloti eccezionali, Kenny Roberts, Kevin Schwantz, Valentino Rossi, con questo colore. L'ultimo casco, naturalmente ci sto pensando, ma non te lo dirò, perché come sempre deve essere una sorpresa per i tifosi e decideremo assieme che cosa fare. Sarà una sorpresa come sempre, con un po' di carico in più. Vale si è avvicinato quel numero guardando una gara di Suzuka del 1990-91 e c'era una wild card giapponese che aveva il 46, che era velocissimo, un po' suonato, che passava tutti. E poi dopo era vero che poi ha visto una gara del padre col 46. Il pilota così veloce della wild card più mio padre, questo è il mio numero. Questa è stata la storia vera del 46. Strilla questo mio cuore e come va? Che bugello, quella lì era stata una mia idea, che quando noi fecimo il team nel 2014-15, appena il Team Sky era nato, mi sarebbe piaciuto avere un inno del team, ok? E allora ho chiesto a Cesare, proprio qua, mi ricordo che ero, ho chiesto a Cesare se poteva scrivere una canzone per noi, per il nostro team. Doveva parlare di Vale e riferirsi un po' anche al nostro team. E mi ha mandato questa canzone qua, lui l'ha voluto intitolare 46 e così è stato. Mentre andare vado via. Bella, bella. Mamma mia, Lorenzo. Tanta roba. Oh, Giberna. Lui si è sempre circondato di amici fedelissimi che io molti li conosco perché venivano qui a girare con lui, cominciare dalla tribù dei Chihuahua, che si chiamavano così tra di loro in modo goliardico, e questi gli hanno costruito un muro attorno riconoscendolo come leader. E questo secondo me è stato uno dei motivi di forza che l'ha spinto ad andare avanti fino adesso. Diciamo la tribù dei Chihuahua, che è il nostro nome, che poi Vale ha portato nel casco per 20 anni. Ci siamo chiamati così perché eravamo un gruppo di 5-6 persone che suonavano degli strumenti, avevamo fatto una band musicale ma da garage. Valentino non suonava. No, Valentino mangiava le castagne e beveva il vin brûlé, come tutti quasi, perché alla fine suonavamo mezz'ora, poi ci ubriacavamo col brûlé e basta. Sinceramente avrei voluto correre per altri 20-25 anni, ma purtroppo non è possibile, però è stato bello. E ti dirò come andrà.
La grande caratteristica di Valentino è la leggerezza. È stato leggero anche quando ha detto che avrebbe smesso di correre. Lavorare con Valentino per me è stata una cosa naturale. L'ho visto nascere, l'ho visto crescere, l'ho visto correre con qualsiasi cosa, ma solamente quando ha detto a tutti che avrebbe smesso di correre durante la conferenza stampa, beh, lì mi sono reso conto di aver fatto parte di una grande storia dello sport e quindi mi sono reso conto del peso di questa cosa. Quando ho sentito le parole di Valentino che si ritirava, sono rimasto un po' di stucco, perché in cuor mio speravo che avesse potuto continuare un altro po' a divertirsi, anche se ultimamente le difficoltà aumentano molto a mettere a punto le moto dal GP di oggi, è sempre più faticoso, perciò probabilmente non si divertiva più come avrebbe potuto. Vale, non c'è bisogno che mi parla tanto, avevo capito da tante cose che si sarebbe ritirato, in una riunione seria che abbiamo fatto, perché mi piaceva che corresse nel nostro team MotoGP l'anno prossimo, perché era molto romantica la cosa. E niente, lì me l'ha detto: guarda Uccio, io ho pensato di ritirarmi, e io ho capito tutto naturalmente da tempo, perché ci conosciamo con uno sguardo, basta che ci guardiamo e ci capiamo. Però giustamente bisogna anche rispettare la sua scelta, che sicuramente sarà quella giusta, che poi negli anni prossimi ci regalerà sempre delle grandissime emozioni, magari sulle quattro ruote. Io ho provato di continuo una emozione positiva e fortissima per tutti questi anni, dall'inizio fino a sempre, no? una grandissima gioia. E addirittura io, che come pilota ho fatto un po' di anni nel moto mondiale senza lasciare grossi segni, no? Però il fatto di aver portato al moto mondiale Valentino Rossi mi ha sempre dato una grande gioia, quasi di sentirmi importante anch'io nel mondo del motociclismo. Io ho sempre cercato di non pensare fra me e me che lui fosse stato il più bravo di tutti, però dopo la leggerezza, ad esempio, con la quale ha annunciato questa cosa del ritiro, e la leggerezza con la quale anche ha sempre fatto il suo lavoro sportivo. Adesso ne sono convinto che lui sia stato il più bravo di tutti. Ecco.